Frutticoltori della provincia di Verona, buongiorno e ben ritrovati al notiziario frutticolo del 14 luglio 2023. Un saluto come sempre dalla Coldiretti di Verona, dall'AIPO OP e dall'Associazione Ortofrutta Veneta. Pesco, fase fenologica, siamo in accrescimento dei frutti e maturazione. Moniglia, intervenire in pre-raccolta con programmi anti-moniglia. Cidia molesta, mantenere il controllo al superamento della soglia delle 10 catture settimanali a trappola, intervenire con insetticidi ad azione larvicida, esempio Etofen Prox, efficace anche nei confronti della cimice asiatica, oppure Spinetoram. Verificare i tempi di carenza per le varietà in maturazione. Forficule, permangono presenza di danni anche levate. Non vi sono sostanze attive autorizzate, pur tuttavia i piretroidi e lo spinosad, utilizzati contro altri insetti, hanno azione abbattente anche nei confronti di questi insetti. Gli interventi vanno eseguiti nelle ore notturne. Actinidia, accrescimento dei frutti. Euglia, mantenere monitorata la presenza con l'uso delle specifiche trappole. Melo, fase fenologica, accrescimento dei frutti, ticchiolatura. Considerato l'andamento climatico e lo stato vegetativo, vi sono pericoli di infezioni secondarie. Va mantenuta la protezione della vegetazione con prodotti rameici, dodina, captano, bicarbonato di potassio o zolfo a basse dosi. Oidio, ancora rischio di infezione secondaria. Mantenere le coperture utilizzando bicarbonato di potassio, olio essenziale di arancio, polisulfuro di calcio, semmai utilizzati per la ticchiolatura. Carpo capsa. Si sta concludendo il volo, ora è necessario una costante verifica e in caso di necessità effettuare un trattamento insetticida tipo spinosad, spinetoram o clorantraniliprole. Afide lanigero. Situazione stabile, solo in caso di necessità utilizzare sali potassici di acidi grassi con alta bagnatura della vegetazione. Cemiostoma, presenza del filaminatore sempre più frequente, da considerare che non si hanno molecole attive, va attuato un costante monitoraggio, in caso di necessità utilizzare prodotti a base di acetamiprid. Pero, fase fenologica, accrescimento dei frutti, ticchiolatura e maculatura bruna, condizioni favorevoli a infezioni di entrambi i patogeni. Mantenere le coperture con zira, captano, dodina. Psilla, presenza di neanidi su germogli in caso di necessità, oltre a aptamictina, è possibile impiegare con buoni risultati anche altre sostanze attive, quali il bicarbonato di potassio, i sali potassici di acidi grassi, l'olio essenziale di arancio. In caso di imbrattamento, eseguire dei lavaggi. Carpo capsa, sono conclusi i voli, solo in caso di necessità effettuare un trattamento insetticida tipo spinosad, spinetoram o clorantraniliprole. Per quanto riguarda l'olivo, vi rimandiamo ai soliti canali www.aipoverona.it o sul sito YouTube. Un ringraziamento va come sempre al Consorzio di Bonifica Veronese, alla Camera di Commercio di Verona, al Consorzio Agrario del Nord-Est, al Codive, Ecofarm, Agrea, BIM, al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Verona, all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Agronomi Forestali della Provincia di Verona. Ed ora un saluto e un arrivederci al prossimo notiziario frutticolo.